14 settembre 2009. Non abbiamo ancora figli e siamo qui per condividere un frammento di grazia che abbiamo ricevuto al convegno nazionale nel 2013, dal 2 al 5 gennaio, organizzato dalla Fondazione Famiglia Dono Grande, con il titolo Identità e missione degli sposi, Chiesa domestica. Ascoltando questo tema abbiamo scoperto una bellezza profonda. Io e Angelo, già da fidanzati, vivevamo la nostra relazione di coppia in maniera molto relazionale, con tanti amici con i quali condividevamo la quotidianità. Sentivamo già da allora di vivere quell'essere per e con gli altri, per dire di Gesù e del suo amore. Pensavamo sempre a come fare per arrivare a raccontare la bellezza e lo stupore della grazia, del sacramento ricevuto. E ascoltando al convegno tante parole sul tema della famiglia chiesa domestica, abbiamo finalmente ricevuto una spinta e una luce più chiara. Nel documento Familiaris Consortio al numero 11 leggiamo che lo spirito che il Signore fonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Io e Patrizia, al giorno del nostro matrimonio, abbiamo ricevuto una nuova effusione di Spirito Santo. E queste parole, dona il cuore nuovo, ci hanno veramente spiazzati, facendoci cambiare mentalità. Il Signore effonde su noi, sposi, il suo Spirito e dona il cuore nuovo. Questo ci ha totalmente spiazzati. Entrando poi nel tema della famiglia e chiesa domestica, ci siamo rivisti io e Patrizia nella nostra quotidianità, rendendoci conto di essere già nel nostro territorio, qui a Napoli, nella nostra realtà ordinaria, questa piccola chiesa. Certo, non ci sentiamo arrivare da nessuna parte, anzi, però oggi possiamo dirlo con forza, con una rinnovata forza dentro di noi, che io e Patrizia da quel 14 settembre 2009 siamo piccola chiesa, chiesa domestica. E pensando a questo ci veniva in mente un'immagine legata proprio al giorno del nostro matrimonio, precisamente dopo la celebrazione della messa, quando siamo andati a far festa, proprio al momento della festa abbiamo voluto intorno a noi, oltre alle nostre famiglie, tantissimi amici, amiche, ragazzi, giovani, persone con le quali condividevamo anche l'impegno parrocchiale, la condivisione di tanti cammini di fede. Ecco, quello per noi è stato quasi un anticipo, un richiamo di quello che per una coppia di sposi è e significa essere chiesa domestica, il fatto di essere con gli altri, il fatto di essere per gli altri, con tutti, cercando di portare quel Gesù sposo, farlo vedere, quel Gesù sposo che è con noi 24 ore al giorno. E non è questione che Patrizia dobbiamo avere del tempo, ma è il nostro modo di essere accanto alle persone che incontriamo tutti i giorni. Ci siamo chiesti come vivere questo specifico che è solo degli sposi, innanzitutto tra noi due, cioè nelle nostre giornate frenetiche, nella nostra quotidianità. Quando al convegno ci è stato presentato il segno di una casetta con un profumo che voleva richiamare la presenza e il profumo di Gesù nella nostra casa, nella nostra chiesa domestica, beh, immediatamente a noi è saltato fuori, più che il profumo, è saltata fuori la nostra puzza, perché nelle fatiche del quotidiano, nella nostra fatica di relazione, nelle difficoltà economiche, nelle difficoltà di gestione, beh, tutto sembra offuscato e noi non riusciamo a sentire più quel profumo che invece c'è sempre, nonostante tutto. E allora ecco la nuova mentalità: fare tutto con questa consapevolezza nuova e pensare anche a come Gesù si comporterebbe con noi e con gli altri. Come sposi, io e Angelo non possiamo accontentarci di essere una buona coppia. Dobbiamo saper riconoscere la presenza di Gesù sposo ed essere segno l'uno per l'altro e per coloro che incontriamo ogni giorno. Proprio perché Dio non è un Dio di solitudine, ma è un Dio di relazione, è un Dio di comunione, è famiglia. Nonostante i nostri momenti, le nostre giornate, i nostri periodi nei quali
i limiti, le debolezze e le fatiche ci avvolgono, siamo luce, siamo riflessi della stessa luce e diventiamo noi presenza di questo profumo che è la sua presenza. E allora abbiamo scoperto la nostra missione di Chiesa Domestica, e cioè quella di dire l'amore di Gesù a quanti incontriamo. Devo dire che tra di noi io sono molto più immediata nei gesti, nella relazione. Angelo è un po' più diretto con le parole. Però impariamo che tutti i giorni, che nonostante i nostri limiti, che quello che resta è solo l'amore. I gesti, il fatto di farsi prossimi a tutti. Anche noi, come nel racconto del Vangelo, della guarigione del paralitico, vorremmo togliere il tetto della nostra casa perché gli altri possano entrare. Tante volte ci riusciamo, tante volte fatichiamo un po' in più. Stiamo imparando a non mettere limiti all'amore, a metterci in gioco fino in fondo. Per far questo sappiamo che dobbiamo lasciare le nostre sicurezze, i nostri ragionamenti fatti un po' di buonsenso, e far operare questo Gesù che proprio attraverso noi due, Chiesa Domestica, vuole guarire tutti coloro che incontriamo. Inizialmente al convegno il concetto di Chiesa Domestica ci era sembrato un po' strano, un po' complicato, ma come? La Chiesa in casa? Ma poi pian piano ha camminato dentro di noi e oggi ci piace anche molto definirci Chiesa Domestica. Io e Patrizia siamo Chiesa Domestica perché questa è la nostra identità, questa è la nostra missione. Siamo famiglia consacrata il giorno delle nostre nozze. Siamo il luogo, il posto della presenza di Gesù nella nostra relazione. Quello che è straordinario è che Gesù è presente stabilmente nella nostra relazione di coppia, nella nostra relazione di sposi, anche quando lo dimentichiamo o facciamo finta che non c'è. Quando ad esempio ritornano gli Angelo e Patrizia di un tempo, quando per esempio Patrizia mi strozzerebbe perché non si sente ascoltata da me, o quando io probabilmente le tirerei appresso qualche oggetto in cucina. Lì Gesù è con noi, lo sposo è con noi. Questa presenza di Gesù è un dono, ma è anche un compito. Il compito di aprire la nostra casa, ma soprattutto di aprire le nostre braccia verso tanti amici, tante coppie, con gesti che parlino di Lui, che abbiano il profumo della Sua presenza. E oggi, ripensando a tutto il cammino fatto fino ad oggi, ci stupiamo, ma ringraziamo il Signore per questa presenza reale fra noi, una presenza viva, e una presenza che è molto viva soprattutto nei momenti nei quali noi siamo completamente lontani e assenti da Lui. La vita di sposi ti cambia in un modo irreversibile e siamo riusciti, o almeno proviamo a contagiare i nostri fratelli, tanti che guardandoci o annusandoci sentono quel profumo che comunque noi spesse volte non sentiamo per niente. E anche il loro stimolo è uno stimolo ancora di più ad andare avanti. Cerchiamo di portare quella gioia vera, quella gioia, non la gioia effimera del mondo, che spesso fa fatica, questa gioia anche ad irradiarsi tra noi, nella nostra casa, con le nostre famiglie di origine, nel mondo e anche tra le mura della nostra chiesa domestica. Però ci ripetiamo continuamente che Gesù è con noi, lo sposo è con noi, questa è proprio la nostra spinta. E un po' tutta questa riflessione la troviamo di riflesso esplicitata da San Giovanni Paolo II, ancora nella Familiaris Consortio, al numero 49, dove lui scrive: in virtù del sacramento gli sposi cristiani hanno nel loro stato di vita e nella loro funzione il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Perciò gli sposi non solo ricevono l'amore di Cristo diventando comunità salvata, ma sono anche chiamati a trasmettere ai fratelli il medesimo amore di Cristo, diventando così comunità salvante. In tal modo la famiglia cristiana, quindi noi sposi, siamo resi simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa. Io e Angelo siamo uniti anche da una passione in comune, il piacere di far musica per Gesù.
insieme ad altri fratelli. E in questi anni abbiamo realizzato un CD di canti di evangelizzazioni. E questa bellezza dove è venuta fuori attraverso la conversione di noi, degli altri fratelli che abbiamo realizzato questo CD, e la bellezza di raccontare la conversione che abbiamo ricevuto ciascuno di noi. Beh, pensando un po' al concetto di chiesa domestica, ci veniva in mente come attraverso la nostra casa si possa ascoltare quella musica in maniera forte, che anche la signora al quinto piano, anche la signora dell'ultimo piano possa ascoltare e dire: beh, vorrei sentirla anche io questa stessa musica. E questa è la casa che, come questa è la casa che noi vorremmo, andiamo a sentire qual è la gioia che c'è in quella, che si respira in quella casa, e riuscire a far risuonare quell'amore che abbiamo ricevuto. Ecco, questa è la chiesa domestica. Io e Angelo che diventiamo dei cerchi concentrici, rete relazionale con coloro che sono intorno a noi. Ogni giorno coniugare il verbo accogliere, che come diceva Don Tonino Bello è la voce del verbo amare. Noi chiediamo sempre al Signore la grazia di poter accogliere tanti fratelli e sorelle con semplicità, per dire semplicemente: vuoi pregare con noi? Non abbiamo molto da dirti, ma ho un'unica cosa che so fare, che sappiamo fare, e voglio dartela. Invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo, invochiamo insieme il Dio della vita, e cominciare ad incontrarci facendo insieme la Chiesa. Grazie al progetto Mistero Grande abbiamo partecipato a diversi convegni nazionali, dal primo nel 2010. Abbiamo vissuto diversi seminari organizzati dalla Fondazione Famiglia Dono Grande e dall'Associazione Servi Famiglia. Oggi abbiamo, nello specifico della chiesa domestica, abbiamo aperto la nostra casa a una nuova esperienza, il Marriage Cars, che sentiamo un'iniziativa veramente grande, avere la possibilità di essere chiesa domestica anche per chi non crede, per chi vive la fatica della convivenza, per coloro che sono lontani, per chi ancora non ha incontrato il Signore, ma con dignità vuole guarire e migliorare la propria relazione. Cerchiamo un po' di avere l'atteggiamento dei servi, delle nozze di Cana, fidandoci e fare ciò che Gesù dice al nostro cuore, facendo sentire a tutti coloro che entrano nella nostra casa con gesti e amore di amicizia, nella semplicità, mangiando insieme, un arrivare insieme a condividere l'anima nel bene, quel bene che viene sempre e solo dal Signore. Vorremmo poi essere quel virus sponsale che contagi tante coppie, che a loro volta possono arrivare a raccontare a tanti l'amore di Dio, la bellezza di essere chiesa domestica. E allora ritornano per noi ancora le parole di Giovanni Paolo II: spetta altresì ai cristiani il compito di annunciare con gioia e convinzione la buona novella sulla famiglia, la quale ha un assoluto bisogno di ascoltare sempre di nuovo e di comprendere sempre più a fondo le parole autentiche che le rivelano la sua identità, le sue risorse interiori, l'importanza della sua missione nella città degli uomini e in quella di Dio. Chiediamo per noi due, per tutte le coppie disposte all'ascolto, questo dono di essere dei convinti annunciatori del Vangelo dell'amore e della famiglia, e come continua Giovanni Paolo, di proporla a tutti senza timore, anzi, con grande fiducia e speranza, pur sapendo che la buona novella conosce il linguaggio della croce. Ma è attraverso la croce che la famiglia può giungere alla pienezza del suo essere e alla perfezione del suo amore. Voi sposi cristiani, dimostrate cos'è la Chiesa.
Il segreto della Chiesa è in casa vostra. Queste parole di Don Renzo Bonetti diventino verità in tutti noi sposi. Preghiamo per questo, mentre vi salutiamo e vi auguriamo un buon cammino di preparazione al convegno 2015. Ciao a tutti, ci vediamo a Sacrofano. Ciao. Ciao. Grazie a Dio.